Quando il pappagallo si strappa le piume? Questo è un argomento molto delicato. Uno dei problemi più frequenti che vediamo in ambulatorio è proprio il pappagallo con un piumaggio scadente. E può essere scadente per vari motivi, non li elenchiamo tutti, però diciamo che c'è anche la possibilità dell'autodeplumazione, questo incubo un po' per tutti i possessori di pappagalli. Un incubo perché è spesso associato a problemi effettivamente psicologici, quindi una sorta di nevrosi paragonabile a quella dell'uomo di mangiarsi le unghie, portato ovviamente all'eccesso, e quindi la deplumazione. Non bisogna eccedere con il pensare sempre e solamente che si tratta di stress, perché ci sono ovviamente tantissimi motivi. Un pappagallo può cominciare una fase di autodeplumazione anche in corso di una muta un pochettino più violenta, con qualche fastidio eccetera, e potrebbe essere una fase transitoria. Potrebbe essere invece una deplumazione che comincia per problemi organici, quindi clinici. Quindi alla prima visita il veterinario non dà per scontato che il problema è un problema psicologico soltanto a vista. Farà delle indagini per valutare lo stato generale di salute del pappagallo, dopodiché, una volta escluse la maggior parte delle patologie che possono essere collegate a questo atteggiamento, si cominceranno a prendere in esame anche i fattori psicologici. A volte l'autodeplumazione comincia proprio con una fase di cambiamento all'interno dell'ambiente in cui vive il pappagallo, quindi una persona della famiglia che viene a mancare, che parte, sono spesso situazioni che fanno cominciare un meccanismo di questo genere. Cosa fare? Quindi come approcciare da un punto di vista terapeutico un problema del genere? In base alla causa avremo una terapia mirata. Se la causa è unica e ben determinata, tipo una malattia appunto organica, si andrà a curare quella. Se abbiamo nella diagnostica stabilito che probabilmente è una condizione multifattoriale, come spesso è, andremo in varie direzioni, dal miglioramento dell'alimentazione al miglioramento dell'ambiente, a supportare diciamo con dei bagni frequenti l'animale, il piumaggio. In altri casi magari avremo stabilito che anche le influenze ormonali dell'animale possono avere un ruolo, e quindi in questo caso il veterinario proporrà terapie che possono modulare anche l'azione degli ormoni. E così via. Avremo poi tantissime situazioni. In alcuni casi può essere indicato spostare l'animale in un ambiente diverso, metterlo insieme ad altri consimili. È una situazione molto complicata, ogni situazione a sé va analizzata per bene. La cosa importante da sapere è che non sono problemi che hanno sempre una soluzione immediata, quindi se si vuole veramente cercare di risolverlo bisognerà intraprendere un percorso con molta pazienza e molta attenzione. Ci sono ahimè anche casi in cui non c'è proprio nulla da fare e non si riesce a tornare indietro.